Ciao Rudy. Ciao Fede. Sei pronto? Sì. Certo che sono pronto. E allora direi che possiamo partire. E allora signori, eccoci qui in questo ultimo episodio ufficiale della prima stagione, perché oggi giocheremo le due finali, prima contro il Manchester City in FA Cup e poi contro il Barcellona. Barcellona in Champions League. Allora, come vedete e come sentite, c'è Rudy Zlatan e soprattutto, come vedete, non c'è lo stesso peraltro non c'è lo stesso tutto a crocchio che c'era per le finali di FIFA 16, ovviamente, perché non è che tutta la roba dell'Easter. Però da qui sotto, da questo momento al volo, poi partiamo, ho attivato le donazioni e quindi se volete farmi comprare la maglietta dell'Easter o comunque qualcosa sull'Easter, donate, mi raccomando. Di solito funziona di più in live, però non potendo permettermi di fare troppe live perché ho internet di merda, se può fa così. Comunque, detto questo, andiamo a giocare contro il Manchester City a Wembley per la finale di FA Cup. Sarà già una gran partita, poi quella dopo penso sia una partita illegale. E allora, go Foxes, forza Leicester. Era cominciata come una stagione da dimenticare, una stagione pessima, fallimentare quasi, e sta terminando con due finali discretamente importanti. La prima, quella di oggi pomeriggio, FA Cup, Manchester City contro Leicester, poi ci sarà il Barcellona, ma quella è un'altra storia. Da Wembley Stadium, buon pomeriggio a tutti, da Federico Marconi e Rudy Zlatan. Che partita, Rudy, che partita, e sono onorato di poterla commentare con te come tutte le partite importanti. No, davvero, una partita sicuramente affascinante, emozionante, potrebbe conquistare il primo trofeo qui inquadrato Federico Marconi nella sua avventura qui all'Leicester, diciamo un po' la bestia nera di questo City quest'anno. Beh sì, perché ovviamente ricordiamo il 2-2 del King Power Stadium, eravamo noi a commentarlo, quel gol di Musa al 90esimo, e poi ovviamente passato recentissimo all'Etihad 0-2, proprio con diciamo firmato da questo qui, Jamie Vardy, giocatore straordinario che soprattutto nel finale di stagione si è rimesso in mostra. Sì, era partito un pochino male, intanto vediamo la formazione del City. Ti lascio commentare. Beh sì, questo 4-3-3 sono molto offensivi, non li ricordo così offensivi nel match di campionato, ma li ricordo sia con Nainggolan che con Mertens, che non ci hanno messo in difficoltà qualche giornata fa in Premier League, ma oggi sicuramente vorranno dare il 110%. Sicuramente sarà una partita completamente diversa, quando si arriva in una finale entrambe le squadre vogliono vincere, vediamo cosa succederà, ma adesso andiamo a vedere soprattutto le scelte di Federico Marconi. Beh sì, ovviamente mentre loro vedono le scelte finisco il discorso. Oltretutto, oltre al fatto che la finale è una partita diversa, ricordiamo anche i numeri che abbiamo sentito poco fa, ovvero Marconi nel suo passato recente, e quindi parliamo di FIFA 16, 4 finali, una sola vittoria, 3 sconfitte. Assolutamente, ho partecipato a molte, se non a tutte, di queste partite. Esattamente. E posso dire che c'è stata anche una, diciamo, una componente che si chiama sfortuna, ma anche la gestione non è stata sempre delle migliori, quindi sicuramente oggi cercherà di fare meglio l'allenatore italiano. E allora, arbitra il direttore di gara Medley, è veramente tutto pronto, batte il City, Marconi per dimenticare l'ultima sconfitta, quella Roma-Juventus di Coppa Italia, e per trovare il suo primo trofeo sulla panchina dell'Leicester, si comincia. Parte molto aggressivo il Manchester con Agüero che va largo da Clichy, ecco il cross in area di rigore, Rugani a chiudere, poi la conclusione di Fernando Zidane in calcio d'angolo, che partenza del City. Partenza molto forte, Zidane può essere sicuramente una chiave di questa partita, perché ha dimostrato ultimamente di essere in palla e quindi può dare sicurezza a tutte le parti. Io ricordo una partita delicata, i quarti di finale contro il Crystal Palace, Ziller ai calci di rigore ha detto no ragazzi, vi porto io in finale. Comunque cross all'interno dell'area di rigore, Ziller. Ad esempio l'assist contro il Watford per Vardy, ora Tielemans alla tre quarti, aspetta Musa, lo serve, Clichy ha capito tutto. Sicuramente i giocatori del City hanno dalla loro parte la tanta esperienza, dalla parte invece dell'Leicester c'è la voglia di stupire e continuare a stupire dopo lo scorso anno, tanto a te. Sì, perché Mertens è sicuramente più veloce di Morgan, ha deciso con troppa foga di metterla col sinistro dove non c'era nessuno, e allora ha già rimesso in gioco il pallone Ziller, si va da Tielemans, c'è largo Alexandro che però sale con il contagocci, allora si deve ragionare per il Leicester, che adesso però prova un'azione interessante con Alex Sandro, che riesce ad andare via molto bene su Coleman, ancora Sandro che resiste anche a David Silva, arriva sul fondo, occhiata al mezzo, la mette, sta arrivando Vardy, c'è anche Musa, ha chiuso Company, palla in out e si affaccia finalmente il Leicester dalle parti di Claudio Bravo. Ha chiuso comunque la difesa del Leicester, ora prova ad uscire Alexandro e lasciare sul posto De Bruyne, ci riesce anche, è andato via. Poi si appoggia a Vardy,
Drinkwater, e quindi ancora il brasiliano che può spingere. Coleman su di lui. Alexandro finta il cross, poi rientra. Ottimo spunto di Sandro fino in fondo. Poi calcia in porta, bravo! Primo vero squillo del Leicester, prima palla gol del match. Gioca il City, ma il Leicester rischia di andare in vantaggio. Ma che giocatore è Alexandro? Cioè, è partito due volte palla al piede, non lo prendeva nessuno. Va a 200 all'ora. Poi Nainggolan. In posizione di sparo da lì, non calcia, passa col rimpallo, la mette dentro per De Bruyne, che la sblocca al 42, Manchester City in vantaggio, al primo vero tiro in porta del match, nonostante poi giocassero meglio, ce lo dobbiamo aspettare, ti anticipo, da questa squadra ce lo dobbiamo aspettare. Sì, poi qui abbiamo visto la qualità migliore di Nainggolan, che forse è l'aggressività e non mollare mai, e ci ha creduto fino alla fine, è riuscito anche con un po' di palli a passare. L'unica colpa forse di Lugani era il pensare di aver già recuperato il pallone. Sì, poi quando si concede un'occasione del genere al City, la palla la cogli sempre dalla rete, purtroppo. Però devo essere sincero, se mi avessero detto qualcuno segna al 40esimo, non avrei mai pensato al City per come si era messa la partita. Quindi deve continuare così il Leicester, che la partita è ancora lunga. Assolutamente, poi comunque le finali di Marconi ce lo insegnano. Scambio tra Marezzi e Mendy. Lascia Tielemans, ancora Riyad Mahrez, che prova ad accendersi. Un po' oscurato fino adesso, qui resiste a Clichy. E poi ancora Mahrez, a rimorchio c'è proprio Mendy, palla in mezzo per Musa, sinistro, bravo! In calcio d'angolo, ancora Musa vicino al gol, cioè prima palla gol per Musa, che prima erano vicino sulla ribattuta dopo il tiro di Alexandro. La palla verso Vardy, Kompany, la palla resta lì, un rimpallo, poi c'è Mendy che finta il tiro, perché era messo male col corpo, forse doveva comunque provare. Fischietto in bocca alla pausa, punteggio di 1-0 per il Manchester City. City che sicuramente sta facendo la partita, un Leicester che ha deciso, o quantomeno è stato anche forzato dai Citizens, di aspettare in questo primo tempo, anche se poi la prima palla gol del match, come abbiamo visto, ce l'abbiamo avuta noi. Non è bastato, la sta decidendo De Bruyne, ma è ancora lunga. Nessun cambio, e allora si riparte a Wembley. Cosa ti aspetti dal secondo tempo, Rudy, e cosa puoi consigliare al Leicester di Marconi? Ma per quanto riguarda cosa mi aspetto, sicuramente un Leicester che è più agguerrito cercherà, e Mendy te l'ha fatto subito vedere, di concedere meno e di prendere un pochino più alta la formazione di Guardiola. Per quanto riguarda il City non mi aspetto nulla di, perché secondo me è una squadra che gioca così, qualsiasi risultato abbia messo in cascina, diciamo. Abbiamo visto pochissimo Vardy fino adesso. Bene, speriamo che lo vediamo quando mette la palla a te. Quello sì, qui è cercato in verticale, si è fermato. Aveva fatto una cosa simile a Sillars Park contro il Crystal Palace nella penultima di campionato, segnando poi, andandosi a regolare il pallone. Adesso eccolo Vardy. Prova a scambiare alla fine anche in zona tiro. Destro di Vardy, debole. Ma poi ha fatto bene perché ha visto la porta, lui è una punta e deve cercare assolutamente il gol. E poi deve cercare anche di entrare in partita, perché è stato un pochino impalpabile in questa prima ora di gioco. Adesso partita che si avvicina allo scadere, mi aspetto qualche cambio sicuramente per cercare di trovare delle situazioni diverse, favorevoli da parte dell'Ester. Staremo a vedere, si stanno scaldando un po' tutti dalla panchina. Ovviamente sì, perché è una finale, ma intanto c'è Mahrez a destra, Drinkwater l'ha visto col contagiri, che palla di credito di Drinkwater, Mahrez in qualche modo fino in fondo, ancora Mahrez. Poi Kompany l'ho ripreso non so come, sicuramente usando il fisico. Poi scintille tra i due, sarà comunque calcio d'angolo. Cambia il City, a questo punto cambia anche il Leicester. È così che dovremo fare, perché dobbiamo metterli in pressione. Come vedi, quando lo facciamo vanno in difficoltà. 70 sul cronometro, 20 al 90esimo. Manchester in vantaggio, ma c'è tempo. Poco, ma comunque il Leicester può e deve recuperare. Vardy sull'auto di sinistra, non è casa sua. Mette dentro per Musa, Kompany rischia tantissimo. Calcio d'angolo per il Leicester. Sì, perché Kompany aveva quasi beffato il suo portiere. Per fortuna la palla è terminata sul fondo, ci sarà angolo, intanto di 1-0 per la squadra di Guardiola. Mahrez resiste, fuori poi, c'è Junuzovic, Junuzovic, in area Junuzovic, prende il fondo con Musa al centro, visto e servito, rete! Ahmed! 88 e 1-1, il pareggio del numero 7, e adesso tutto azzerato. Attenzione che riparte il Leicester, alla Leicester, e quindi Mendy. Si appoggia a Villalba, sta arrivando Vardy, il cross è per Vardy. No! Guarda, io sorrido Rudy perché è così, è stagione tutte così. Una squadra di Leicester che sta volando, ma deve stare attento a gestire anche questo momento.
Sì, perché comunque la partita è ancora lunga e il gol te lo possono comunque fare. È Nero Nainggolan 1-1 dopo i 90 minuti. Adesso l'abbiamo ripresa, importantissima, era la prima finale. E quindi, ok, abbiamo testimoniato quello che ho visto in stagione. Li abbiamo beffati sempre con Musa. Sempre alla fine. Si è fatto scippare il pallone. Parte Musa, centro Vardi, attenzione, posizione regolare di partenza. Vardi allora contro Bravo, Vardi! Ma perché non è andato di piatto interno destro, calciato con il sinistro di collo? Sull'uscita di Bravo ha provato a chiuderla sul secondo palo, di solito le sa fare queste cose. Non sono assolutamente d'accordo con Gen. Ancora David Silva in verticale a trovare De Bruyne, che puntuale serve Zabaleta, scambiano anche loro, quindi De Bruyne può attaccare il fondo, mettere dentro Rugani con la punta del mignolo sinistro in calcio d'angolo. È stato bravissimo qui a chiudere perché era pronto dentro a colpire il Kun. Qui Guardiola pensieroso, ma partita davvero un po' da dimenticare almeno per ora per il City. Però che era partito benissimo. C'è il risultato di buono. Parte De Bruyne, Rugani. Poi Villalba, ma la palla ce l'ha Sterling che calcia, piazzato ancora, 2-1. E si sapeva, si sapeva. Colpa mia, scusate, me la perdo tutta io. E chi indovina un po' va ad abbracciare Guardiola. Bastardo, Guardiola, il Pep. È stato fantastico. Sto pelato. Va ad abbracciare Guardiola. E vabbè, dai, adesso facciamoci una risata. Appena stoppato il pallone ero convinto. Ero convinto. Poi l'ha presa male Sterling, eh. Presa malissimo. Guardi, gli era ridato. Di esterno, il pallone che va diretto all'incrocio di palla. Proprio Capucca, vediamo se da lì parte bene. Serve Musa, eccolo qui. Amen. Per Marez. Quindi Mendy. Mi va dentro Musa. Mendy rimpallo. Ma hai uno che favorisce noi, anzi sì, Mendy. Dentro ancora per Musa, stop e tiro. E andiamo. Amen. Musa. 2-2. Questo Leicester non muore mai. Non muore mai, ragazzi, non molla mai. Qui Mendy ha perso un pallone al limite dell'area, ma invece di tornare indietro attacca subito con pressione su Yaya Touré, che è anche fresco. Perde questo pallone subito dentro la Musa. Non può sbagliare, 2-2. Cazzo, andiamo a perdere la coppa. vorrei un attimo citare il gol di Sterling, che l'ha presa male e l'ha messa tutto al 7. Qui Musa gli ha restituito il favore calciando meravigliosamente. E ufficialmente si andrà ai calci di rigore. Strano. Che attenzione, in stagione a Leicester hanno fatto non sorridere di più. A Marconi l'unica volta che ci è andato nel suo passato recente era contro una squadra di Premier League, ma in Champions League, e si parla della finale di Champions vinta poi con la Roma. Sbagliò la mela quel giorno e noi un po' così, poi fortunatamente però mi ricordo l'errore di Walcott dal dischetto col pallonetto la parata di... Comunque, allora, adesso si va ai calci di rigore. Adesso dobbiamo comunque mantenere il sangue freddo. Non sarà facile, ma siamo qui. Il primo è Touré. Bello vedere quel Musa lì sotto, no? La doppietta di Ahmed. Rincorsa lunghissima. Ziller è un pararigori clamoroso. Questa volta, anche avesse intuito, probabilmente non ci sarebbe mai arrivato. Vardi. Rete, sicuramente meno bello esteticamente rispetto a quello di Yaya Touré. Teso Gemi, che doveva segnare, per oggi ho oscurato tantissimo. Agüero, eccolo qui! Eccolo qui! L'ho calciato male per il culo. Marez. Bravo! De Bruyne. Ziller! Se rifà 4 di fila anche oggi, lo bacio. Musa ha rischiato tantissimo, ma l'ha messa sotto di Bravo. Che paura. Adesso David Silva. Ziller! Ci regalano anche questi. Attenzione che l'uomo decisivo è Zlatko Junusovic. Dice che il Leicester ha vinto l'FA Cup 2017. Che squadra, signori! E questo è solo l'inizio. Foxes che hanno portato a casa questo trofeo, che è il secondo
in 2 anni dopo la Premier League dell'anno scorso, che ovviamente dal punto di vista emblematico è più importante, ma anche questa competizione, soprattutto per la nazione, per il paese, è fondamentale. Loro sono a terra, pieni di lacrime. Perché... è importante? Sì. Scusami se ti interrompo, anche vai. Perché soprattutto non si deve smettere di vincere. Assolutamente, si è iniziato no. a vincere, bravissimo. Si deve continuare a vincere, anche che sia una coppa, un po' a tombelli, una coppa del nonno. Non è questo il caso, perché l'FA Cup è veramente una delle coppe più importanti che ci sono nel mondo, ma è importante dare continuità alla vittoria. Marconi è venuto per questo poi, ovviamente c'era la paura che Ranieri potesse dopo un anno far rilassare troppo i suoi uomini. Marconi ha rischiato, ovviamente lui non si è mai rilassato, l'abbiamo sentito anche prima di questa partita, però ovviamente non era facile anche nella testa dei giocatori che non hanno mai vinto nulla, dopo un trofeo importante come la Premier League, non era facile non adagiarsi. E invece adesso siamo qui, dopo un anno esatto, a vedere il capitano Morgan alzare la coppa, l'FA Cup al cielo. Speriamo che sia la prima di due, ma lo scopriremo il 3 giugno al San Siro di Milano contro il Barcellona. Perché si può fare double. Si può fare double. E sarebbe storico quel risultato, perché sarebbe la prima Champions League della storia. Però ovviamente non ci pensiamo, non ce la gufiamo, godiamoci questo di trofeo. Perché sì, come dici tu, è importantissimo continuare a vincere. E noi abbiamo solamente iniziato, ragazzi. Questo è solo l'inizio. E allora... un attimo di pausa, un attimo di fiatare e poi ci vediamo a San Siro. Due anni fa. Oggi gioca in Leicester. Leicester chi? Oggi. Oggi gioca l'Ester, c'è la finale dei Champions. La squadra che negli ultimi 10 anni ne ha vinte più di tutti, contro quella che non ha mai giocato un'edizione della Champions League, e quest'anno all'esordio è in finale. Buonasera dal Ventrins Arena, siamo in Olanda, oggi c'è Barcellona-Leicester, la finale della Coppa dei Campioni 2017. Un saluto da Federico Marconi. Rudy Zlatan. Rudy, è una partita che si commenta da sola, veramente siamo agli opposti perché ci sono veramente due squadre che non si sono mai affrontate, sicuramente in una finale di Champions, ma penso neanche a livello ufficiale. No, assolutamente, sono molto curioso di vedere soprattutto come si comporterà il Leicester, perché quest'anno è vero che è riuscito ad arrivare in finale, ma non ha mai incontrato un club e una squadra così forte. Hanno affrontato delle grandi squadre come Atletico Madrid e Arsenal, come anche lo Sporting con tanta tradizione, però... sicuramente non siamo a livello del Barcellona. Esatto, forse ecco la squadra che è un po' è steccata di più, come ho fatto notare io spesso in stagione, è stata l'Atletico, e comunque la passata finalista. Un Leicester che si può comunque affidare, oltre chiaramente alla squadra, quella è stata caratteristica delle ultime due stagioni, quasi cioè a parte questo comunque a qualche singolo, penso, eccolo qui il Quadrato, erano loro due vicini, neanche a farla apposta, però direi che Musa è l'uomo della Champions, ma anche l'uomo del momento. Assolutamente, io penso che debba puntare un pochino sull'entusiasmo, sulla voglia di portare a casa un risultato così importante, anche perché vincere aiuta a vincere. Hanno appena battuto il Manchester nell'FA Cup con doppietta di Musa, che è in formissima, però mi aspetto molto anche da Jamie Vardy, per lui potrebbe essere una delle ultime occasioni della carriera, visto che comunque ha superato già i 30 anni. Chiudendo, e poi pensiamo al match, Marconi aveva parlato in quell'intervista famosa bene dei big allenatori europei, lo ha ribadito prima di questa partita elogiando Luis Enrique, il lavoro che ha fatto con il Barcellona. Luis Enrique che tra l'altro potrebbe anche lasciare, così come nel discorso di Guardiola, si è parlato di un anno sabbatico per lui al termine di questa stagione. Ma comunque è tutto pronto, signore e signori, Barcellona contro Leicester, l'attesa è finita, battono Vardy e Musa. Come on! E adesso si fa sul serio. Adesso si fa sul serio veramente. Non che quella contro il City fosse una passeggiata, ma oggi veramente è tutta un'altra musica. Ma il Barcellona inizialmente faceva molto più possesso. Ora con Luis Enrique lo continua a fare comunque, perché ha delle qualità ottime, però è una squadra che va molto più in verticale. Adesso in verticale prova ad andare Alexandro, che viene steso da Alex Vidal, si rialza pure ed evita il calcio d'angolo. Poi va sul destro che è il piede debole, la mette comunque sul secondo palo verso Musa, che ha provato a saltare 2 metri, come fece Messi in una finale di quasi 10 anni fa a Roma. Poi la cosa curiosa è anche l'incrocio di carriera tra Luis Enrique e Federico Marconi, visto che entrambi hanno allenato la Roma, diciamo, con risultati diversi. Però alla direi fine sono... abbastanza diversi. Sì, però alla fine sono comunque qui a giocarsi una finale importantissima. Con squadre completamente diverse. Ora Busquets, dentro però per Gamesh, per Messi!
La sblocca il Barcellona, tocca palla e diventa oro. Leo Messi 1-0 al decimo. E questo è quello che dicevo prima. È un Barcellona che va molto più in verticale, cerca meno l'orizzontalità, diciamo, ed è improvvisa l'accelerazione. Poi quando hai un giocatore come Messi che si trova dentro l'aria, difficilmente sbaglia. Voglio dire, è finale di Champions anche per loro, perché veramente al primo affondo hanno fatto male. E poi l'hai visto anche nell'esultanza, la tanta euforia, anche se Messi parte in posizione dubbia. Vorrei dire, sembra leggermente al di là. Leggermente al di là di partenza. È difficile che possano capitare situazioni del genere a FIFA. Però comunque, difficile non impossibile. 11 sul cronometro, 1-0 Barcellona. Comunque davvero da notare anche il gesto tecnico di Messi, ma non ci subiamo più. Del Barcellona, ora però Neymar in verticale, vogliono ancora far male uno contro uno con Rugani. Neymar sul destro, mette dentro per Messi, Alessandro chiude in calcio d'angolo. Fanno paurissima quando attaccano. Fanno paura, hanno quei tre davanti che sono veramente devastanti. Se gli lasci un pochino di campo non li prendi più. Abbiamo visto anche adesso Neymar che è andato via. Deve stare attento il Leicester, anche perché il Barcellona è abituato a queste partite, mentre la squadra di Marconi no. Va da Mendy, quindi Alessandro. Sta partendo Tielemans senza palla. Alessandro parte col pallone e lo fa bene, perché lascia sul posto Alex Vidal, che riprova ad andare in tackle. Fa anche fallo, ma c'è Vardy a rimorchio. Eccolo Cemi, è rimasto per terra Alessandro. E qui Vardy lo centra in pieno. Alessandro non ce la fa. E te lo dico subito, questa è un'assenza, oltre a essere l'ennesima di questa stagione. E io non ne posso più veramente, perché FIFA quest'anno è imbarazzante da questo punto di vista. È un'assenza che si sentirà tantissimo, ma tantissimo veramente, in casa Leicester. Veramente, perché è forse il giocatore più forte di questa squadra. Mamma, sì. Molto probabilmente il giocatore più forte, il giocatore che fa tutto, che crea momento, palle gol. In qualsiasi momento di difficoltà, palla ad Alessandro non la perde mai. E quindi è sicuramente un'assenza molto pesante. Penso che sia anche abbastanza serio, guarda lì. Potrebbe anche non rientrare da inizio stagione l'anno prossimo. Questo ovviamente è l'ultima partita ufficiale della stagione 2016-17. Palla a Ter Stegen, 20 sul cronometro, ribadiamo il punteggio. Barcellona in vantaggio col gol di Messi all'11esimo. Cercando di intimorire un pochino il Leicester, che può subire queste cose dato la pressione. Esattamente, adesso però trova un ottimo spunto con Capucca, che ha avviato l'azione, la vuole anche concludere. Va sul fondo e fugge a Mascherano, aspetta Musa al centro, poi la mette Ter Stegen. A rimorchio c'è Mendy, che ha un buon destro, mette giù di petto, fatica un po' Mendy da Vardy, ma c'è Gomes che aspettava lì. Un Capucca che lo insegue e poi Leo Messi si disimpegna del pallone sbagliando, però quindi può ritornare in attacco il Leicester con Capucca. Dentro da Vardy, vuole far scorrere, ottimo movimento. Poi Piqué però gli fa sentire il fisico e gli strappa il possesso, allontanando e restituendo il pallone all'Leicester. Barcellona che gioca molto di rimessa in questo primo tempo. Sì, si è abbassata molto. Io ho l'impressione che si stia abbassando per poter avere lo spazio poi in contropiede con i velocisti. Adesso seguiamo un Capucci che prova a resistere ad Alex Vidal, per quanto potesse provare a tenere di fisico, non ci è riuscito. Poi prova a tornare. Ecco, quantomeno riesce a disturbare il suo avversario. Finisce qui il primo tempo, il Barcellona è in vantaggio. Non ci stupiamo, la partita può essere ancora aperta? Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo visto soltanto un paio di occasioni da parte del Barcellona. Tante, tante volte è arrivato invece il Leicester, che però non ha mai calciato. Ma è anche vero che loro hanno calciato una volta sola. Quindi sì, partita molto fisica. Assolutamente non si deve concedere nulla al Barcellona, perché quando tira in porta può far male. Può far male. Un cambio nel Leicester che purtroppo, come già sappiamo, è il secondo, perché il primo è stato forzato, fuori Alessandro e dentro Capucca, fuori Tielemans con Marez che va ad agire alle spalle di Musa e Vardy, quindi trequartista. A destra c'è Keita. Morgan duro su Messi ma regolare, grande intervento del capitano che suona la carica. Poi Vardy di prima, pallone verso Marez che ci arriva, mette dentro per Musa, attenzione Jordi Alba per Ter Stegen, palla gol Leicester. E poi Mascherano allontana, a te. Ancora una volta, sempre sugli esterni riesce ad arrivare il Leicester. Però deve migliorare anche sulla gestione di questi cross, perché non riescono mai a trovare impreparata la retroguardia del Barça. Adesso a te. Marez, c'è largo Keita. Marez aspetta un po' e secondo me fa anche bene. Poi forse aspetta troppo, infatti perde il pallone. Sì, qui doveva servirlo subito perché c'è tanto spazio. Keita è anche fresco, quindi magari poteva anche riuscire ad avere la meglio su Jordi Alba. Adesso a te. Qui Neymar prova a passare in qualche modo dentro da Suarez. Palo! Questo è il Barcellona. Ma attenzione, questo sì, questo è il Barcellona. Poi ti lascio finire. Se ci deve essere un segno del destino, prendiamocelo. Suarez allarga per Messi, che si appoggia di prima a Rakitic. Possesso Barça. Osile la gira per Suarez, che si infila clamorosamente da due. Ancora uno contro uno con Ziller. E ancora un errore. E non è ispirato questa sera l'uruguaiano. Ha sbagliato davvero un gol
per uno come lui facile. Qui ce l'aveva sul destro anche. Sì, non si capisce molto bene. Non è in forma, evidentemente. Non ci crede neanche lui. La scelta è ricaduta su Villalba, che ha vinto il ballottaggio con Junuzovic. Scelta comunque complessa, perché Junuzovic merita, secondo me, meritava di giocare. Purtroppo, causa infortunio di Alessandro, sì, abbiamo sprecato un cambio. Dentro Villalba che andrà largo a sinistra, questa è la notizia, con Musa largo a destra. E quindi un 3-4-3 nell'Eister, con Vardy al centro. Secondo me è giusto, perché manca soltanto un quarto d'ora alla fine, deve cercare di recuperare questo match, quindi giustamente si spinge un pochino più in avanti. Eccolo Villalba, rincuoter, parte Vardy, poi si è fermato Vardy, inspiegabilmente. Ter Stegen quasi scivola, allontana. Di portare il pallone alto e far abbassare tutti i difensori del Barça, perché loro vogliono portare a casa questo risultato. Villalba ha lasciato sul posto Alex Vidal, prova a svegliare il Leicester. Villalba, che tiene anche molto bene di fisico, è partito Villalba steso da Alex Vidal, solo così poteva fermarlo. È molto carico Villalba, si è visto subito, ha fatto un cambio di direzione veramente, che Alex Vidal lo stava cercando. Esatto, e quindi è un giallo meritato all'83. Se fosse stato ammonito prima, quando ha detto Alexander, magari voleva anche cambiare la partita. Capuccia, corto per Mendy, può cercare la porta. Mendy con deviazione doppia. Non era male l'idea, Mendy il destro ce l'ha, ma non è finita perché c'è rimorchio Capitan Morgan per Keita. Largo da Musa. Jordi Alba gli ha detto no, levate. Proprio così gli ha detto, vai Musa però, gli restituisce il favore, va Musa. E poi non riesce a crossare. Ancora Jordi Alba che è tornato, che peccato, c'era al centro Vardy. Ancora Musa che torna però, tignoso Musa. Cerca spazio, lo trova meravigliosamente, va da Keita. Keita vuole passare, peccato. Ha chiuso Mascherano, ragazzi, comunque lì dietro sono messi no bene di più. Torna Villalba inutilmente. Barcellona vuole anche raddoppiare, palla per Neymar, Ziller. Ma finisce qui. Il Barcellona è campione d'Europa. Decide, basta il gol di Messi all'undicesimo. Ha vinto il Barcellona lui. Ha vinto il Barcellona, ha vinto la squadra più forte. Più forte sicuramente. Più pronta. Più pronta e con più esperienza, ma non quella che ha giocato il calcio migliore. Meritava sicuramente molto di più il Leicester. È una cosa che poi abbiamo sentito dire molto spesso quest'anno e molto spesso quando Marconi è arrivato in finale. Perché Marconi di finali, ecco, l'abbiamo ricordato anche prima della partita col City, ne ha giocate a questo punto 6 vincendo le due. E sicuramente non un'ottima media. È anche vero che ha giocato finali con la Roma e con il Leicester, no, quindi squadre che sono quasi. Ci sono state tante volte che ti ho criticato per come hai gestito delle finali. Ad esempio con il Fenerbahce. Questa assolutamente non mi sento di criticarti, anzi ho visto una gran partita per te in Leicester. Magari si doveva cercare un po' più di concretizzare quelle manovre che sono arrivate. Comunque siamo costretti a vedere Mascherano in Serie A. Quello che aveva fatto Morgan 7 giorni fa, ovviamente contro un avversario diverso in una competizione diversa. Ci sta per il Leicester, che adesso si deve fare le ossa in Champions League. Ecco, la pessima notizia è che l'anno prossimo non sarà in Champions League, perché l'unica porta che poteva aprirsi per noi era questa qui, vincere contro il Barcellona, e invece saremo in Europa League l'anno prossimo. Però anche lì, comunque, Coppa Europea dobbiamo vincere, dobbiamo comunque giocarcela e fare esperienza. Questa sarà sicuramente una via per arrivare pronti e carichi il prossimo anno. Per poter vincere una competizione importante come l'Europa League. Assolutamente, il Leicester deve giocare, lo ha detto spesso Marconi, per vincere, deve cominciare a vincere, deve far abituare il suo pubblico, che comunque è meraviglioso, ha sempre supportato questa squadra al meglio. E allora sicuramente una cosa è certa, il Leicester non esce per niente a testa bassa da questa partita, ed esce comunque anche rinato, se vogliamo. Si chiude una stagione e secondo me arriviamo comunque benissimo e carichissimi, senza esserci montati la testa, per la stagione successiva, dove anche in Premier dovremo cercare di migliorare tantissimo. Signore, signori, signorine, signorine, signorini e trans, anche se noi comunque non facciamo complimenti. Siamo arrivati alla fine di una stagione, la prima, che comunque ci ha detto già molto di questa che è la nostra carriera, di questo che è il nostro Leicester. E niente, le finali restano maledette, Marconi in finale, niente, Guerra non riesce a vincere una finale senza i rigori, perché di fatto due ne ho vinte, due rigori. Allora, facciamo così.
se questo video arriva a 2000 like, domenica cominciamo la seconda stagione. Se non ci arriva, la cominciamo lo stesso. No, vi gonfio. Lui vi gonfia, però la cominciamo. Quindi comunque vedete l'episodio con occhio rotto. Ragazzi, quindi lasciate veramente un pollicione, anche più di uno, perché dovete, voglio il massimo supporto anche per Zlatan, che è stato qui con noi in questo video, sia questo che quello di prima, di oggi pomeriggio, la conferenza stampa, entrambi meravigliosi. E è solo l'inizio, come dicevamo, dopo il City. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale anche al suo, perché comunque fa sempre comodo, vi sale di morale, fa tipo diventa if poi se vi iscrivete. E passate in descrizione per i vari social, Facebook, Instagram e Telegram su tutti. Vi mando un bacio, bella raga. Ciao, chiudi la mano come sai fare. Bella, ragazzi. Ciao.